soldi in tasca non ne ho, ma lassù m'è rimasto Dio. Bentornati in questo girovagante video tutorial. Qui parla Simone Bonomi e bentornati ovviamente nella taverna di Accordi e Spartiti. Ebbene sì, con questo video tutorial di pianoforte proverò a spiegarti Io Vagabondo dei Nomadi 1972. Che pezzo, incredibile. Uno di quei brani che mette sempre d'accordo tutti, quindi partiamo subito con l'intro, anzi no, prima un piccolo spot. Se ti piacciono questi video tutorial e ne vuoi vedere degli altri e vuoi essere sempre aggiornato su quando escono, beh allora devi iscriverti al canale YouTube di Accordi e Spartiti. Così oltre ad essere sempre aggiornato su tutti i video tutorial di pianoforte, di chitarra e di ukulele che pubblichiamo, ci aiuti a crescere, ci aiuti ad aumentare, senti che parola che uso, la nostra community. E così facciamo video sempre più carini e sempre più simpatici. Grazie per l'iscrizione. Ora sì, cominciamo con il video. Bentornato nel video, partiamo subito con l'introduzione. Prima schiocco di dita e facciamo entrare le tastiere virtuali qua sotto. Il brano è in tonalità di Do maggiore. Per l'introduzione gli accordi sono 4, 3, 4, 3 e mezzo. Do maggiore, Sol maggiore, La minore e Sol maggiore, ma c'è una melodia, perciò li faremo in modo tale che tu possa anche suonare la melodia su questi accordi, e la melodia dell'intro è la seguente: Mi, Do, Re, Si, Do, La e Sol per due volte. La seconda volta io la faccio l'ottava bassa. Dopodiché parte la strofa, te la risuono lentamente con uno spartito, così è più chiaro. E quindi parte la strofa, senti però come con l'intro ho risaltato la melodia, nonostante sia un arpeggio è brutto farlo così, perché non risalta niente, anzi è tutto piatto e tutto monotono. Se invece cerchi di sviluppare, di risaltare la melodia, diventa molto più carino e molto più musicale. Magari anche con dei rubati. Senti com'è più bello. Magari qualche voicing degli accordi lo puoi anche cambiare, non è una regola quella parte che ti ho scritto io qua. Bene, a questo punto partiamo con la prima parte della strofa. La divido in due parti così per semplicità. Do maggiore, Sol maggiore, La minore, Mi minore settima e Do maggiore. Dopodiché Si bemolle e Fa maggiore, che durano molto poco, quindi anzi durano un quarto, e parto con la seconda parte della strofa. Questi due accordi però, così per colorarli un po' di più, io li prendo in questo modo, il Si bemolle in questo modo, quindi in realtà è un Si bemolle con l'aggiunta della nona, che è Do. Dopodiché il Fa lo prendo sus 2, quindi Fa con il Sol senza terza, quinta e tonica. Veniamo alla ritmica. La mano destra tiene i quarti, quindi 1, 2, 3, 4. La mano sinistra invece contro ribatte in levare su ogni battere della mano destra. Cosa vuol dire? Vuol dire che fa una ritmica così: 3, 4. Mettiamo insieme la mano destra e la mano sinistra, è più facile a suonarla che a spiegarla, e viene una cosa di questo tipo. Eccetera, eccetera. Stai attento che è molto alto il rischio di correre in un piattume totale, cioè quello di fare una ritmica di questo tipo, che non è bello.
cerca di accentuare il secondo e il quarto tempo della battuta, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eccetera. E non solo, prova a visualizzare gli accordi che suonerai in vari voicing, cioè non vedere il do semplicemente così, ma abituati a rivoltarlo in tempo zero. E tu mi puoi chiedere perché, cosa ti interessa? Ti interessa perché ti permette praticamente di improvvisare e di rendere meno monotono l'accompagnamento, perché è fatto di pochi accordi. Cambiandogli di posizione e variando l'altezza delle note che compongono l'accordo diventa un po' più carino, a mio avviso. Parte della strofa, do maggiore, sol maggiore, fa maggiore, sol maggiore e la minore. Ma un bimbo che ne sa, sembra che non può essere l'età. Pre-ritornello. E abbiamo fa maggiore, re minore, settima. Io gli metto il minore settima perché tengo lo stesso voicing con la mano destra del fa, cambio solamente il basso. Sol maggiore e do maggiore. E fa maggiore con una discesa melodica che armonizzo per terze discendenti, che fa così, per arrivare all'accordo successivo, che è un accordo di sol, ma insomma, se fai fatica bypassa tranquillamente questa cosa. Perciò do maggiore, la minore, re minore settima e sol maggiore e mi settima con il sol diesis. Riaccennato velocemente mentre suonavo, ma è fondamentale, sarò ripetitivo, ma è fondamentale che tu riesca a spostarti in senso orizzontale, tra virgolette, con immediatezza, perché questo ti rende molto meno noioso l'accompagnamento e soprattutto riesci a sviluppare delle piccole melodie all'interno degli accordi che ti fanno fare un saltino in più rispetto all'accordo semplice suonato. Gli accordi del ritornello sono praticamente come l'intro: do maggiore, sol maggiore, la minore e sol maggiore per due volte, dopodiché do maggiore e appoggiato semplicemente sol maggiore e mi settima. Giocavo in un cortile, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca. Con la seconda strofa, chiedo perdono per l'interpretazione vocale penosa, ma questa ugola ciò e questa ugola mi tengo. No, scherzo, bisognerebbe studiare un po' di più canto, quello sì. Bene, a questo punto ti ho spiegato tutte le parti che devi sapere per poter suonare col tuo bel pianoforte Io Vagabondo e dichiaro concluso questo video tutorial. Se ti è piaciuto, mi raccomando, non dimenticarti l'iscrizione al canale, non dimenticarti il pollice all'insù, che per noi è molto molto importante e molto molto molto. Ti ringrazio per aver visto il video fino a qua, io ti auguro tante cantate in compagnia dei tuoi amici a cantare Io Vagabondo, buon divertimento, noi ci vediamo in un altro video tutorial di accordi spartiti però. Ciao!